Pace e gioia a tutti voi, fratelli e sorelle. Iniziamo oggi il mese di maggio, questo mese che la Pietà Popolare dedica a Maria, nostra mamma. In questo primo giorno vogliamo guardare lei come la madre del Buon Pastore. La devozione a Maria, madre del Buon Pastore, ebbe origine in Spagna a partire dal 1703 per opera dei frati cappuccini e da lì si diffuse in Europa e poi in tutto il mondo. Per capire meglio questo titolo della Madonna, bisogna comprendere che cosa significa buon pastore. Chi è il buon pastore? Il buon pastore è Gesù, è colui che ha cura delle sue pecorelle, che ama il suo gregge. Gesù, buon pastore, che difende le pecorelle sino a dare la propria vita. Noi siamo il gregge del Signore. Questo titolo a Maria compete non solo perché lei è la madre di Gesù Buon Pastore, ma perché lei ha tanto sofferto per le anime. Adesso in cielo si preoccupa della salute delle anime, di noi suoi figli, si preoccupa dei peccatori, di coloro che sono infelici, coloro che sono fuori della Chiesa, che ancora non hanno conosciuto l'amore di Cristo Gesù e di coloro che vogliono camminare nella via della santità. In questa giornata vogliamo pregare Maria, Madre del Buon Pastore, non solo per noi, ma anche per coloro che si affidano alle nostre preghiere, soprattutto coloro che ancora non conoscono l'amore del Signore, perché possano sperimentare questo amore misericordioso. Vogliamo pregare per loro, perché Maria porti tutti al cuore di Gesù. Preghiamo. Oh Dio, tu hai inviato nel mondo il tuo Figlio, affinché radunasse come buon pastore l'umanità dispersa. Concedi al gregge che egli ha redento e affidato nell'ora della croce a Maria sua madre di ascoltare fedelmente la sua chiamata, per seguirlo fino ai pascoli della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. E vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Buona giornata a tutti.